Eccoci di nuovo assieme per proseguire le nostre lezioni. Come vi avevo promesso nel video precedente e come avevamo imparato punto legaccio e maglia rasata, oggi vorrei farvi vedere il punto riso e la lavorazione a coste. Allora, il punto riso, come vi ho detto all'inizio, basta saper fare punto diritto e punto rovescio, poi siete capaci a fare tutto quello che volete, perché i punti sono soltanto quelli, non c'è niente di più e niente di meno. Per cui punto riso si lavora su un numero di maglie dispari e è sempre un punto diritto ed un punto rovescio. Indipendentemente da come voi terminate il ferro, e lo inizierete sempre un punto diritto e un punto rovescio. Lo vediamo assieme. Allora, primo punto, abbiamo detto a diritto, senza lavorarlo. Secondo, punto rovescio. Punto diritto. Punto rovescio. Diciamo così, se vi rimane più semplice, tutti i punti dispari sono diritti. Tutti i punti pari sono rovesci. Questo di fatti è 2, 4, 6, settimo rovescio, settimo diritto dispari, ottavo rovescio pari, ricordatevi soltanto questo, e sempre punti dispari, così non avete nemmeno paura di sbagliare, non dovete andare a vedere cosa avete, come avete finito il giro precedente, con che punto, magari dovete interrompere il lavoro, non vi ricordate più. Non preoccupatevi, punti dispari, ecco la prima riga, seconda riga, tranquillamente iniziate col diritto, secondo rovescio, terzo diritto, rovescio. Così via. Se avete fatto un po' di esercizio con il video precedente, vedrete che questo vi rimarrà facilissimo. Ricordatevi sempre, per il diritto il filo deve essere dietro il ferro, per il rovescio il filo deve essere davanti al ferro. Ecco. Ripetiamo ancora un giro. Abbiamo detto il primo sempre diritto, senza farlo, filo davanti, rovescio, filo dietro, diritto, davanti, rovescio, dietro, diritto. Vedete che si sta formando quella che è comunemente chiamato punto riso o grana di riso. Ora due punti sono pochi, due ferri scusate sono pochi, ma se andate avanti il lavoro poi vi renderà bene e vedrete bene. Continuate così, ci vediamo tra un po', facciamo qualche riga ancora, tanto voi che io, così vediamo. A tra un po'. Ed ecco finito il nostro pezzetto di prova del punto riso. Si vede bene? Direi di sì. Guardate che bello che è. E anche questo, come il punto legaccio, dal diritto e dal rovescio è esattamente uguale. Non avete problema di montaggio poi, se andrete a fare delle maglie o quello che farete. Diritto e rovescio è uguale. Adesso avevo pensato di fare il punto coste, però nel punto coste è meglio utilizzare un numero di maglie pari. Quindi vi faccio vedere un altro punto che si fa con le maglie dispari, così evitiamo di fare confusione. Anche questo è molto semplice ed è molto simile al punto riso, nel senso che il punto riso, vi ho detto, iniziate con una maglia diritta, una maglia rovescia e indipendentemente da come finite, iniziate sempre con un diritto.
Questo che vi insegno è la stessa cosa, però sono due maglie diritte, due maglie rovesce, sempre punti dispari, indipendentemente da come finite il ferro, iniziate sempre con due maglie diritte. Quindi una maglia diritta non lavorata, scusate, ogni tanto scappo, una, due diritte, filo davanti, rovescio, rovescio, filo dietro, diritto, diritto, filo davanti, rovescio, rovescio, filo dietro, diritto, diritto, e così sino in fondo. Naturalmente, essendo punti dispari, finirete o con un diritto o con un rovescio, ma il nostro caso è un rovescio. Ma non preoccupatevi, perché indipendentemente da come voi finite, e deve essere sempre uno solo il punto col quale finite, voi girate il lavoro e riniziate con i vostri due diritti. Questo è facile come punto, però richiede un pochino di attenzione, perché formerà tutta una costa che, se voi andate a sbagliare un punto, non si vede più, cioè si vede l'errore. Per cui è semplice, è molto facile da fare, però richiede un attimino un po' di attenzione, ma ormai siete diventate brave. Quindi iniziamo di nuovo con due diritti, il primo non si fa, il secondo si lavora, due rovesci, due diritti, due rovesci, sino alla fine del ferro. Finiamo con un punto solo. Benissimo. Rigiriamo e proseguiamo. Provate da sole, andate un pochino avanti, mi raccomando, fate attenzione. Io intanto ne faccio un po' e poi eventualmente vi faccio vedere dove e come si trovano gli errori. Guardate che bello, il vostro, vedete? Il vostro imparaticcio adagio adagio si sta formando, voi avrete praticamente un notice di tutti i punti che avete fatto, se vi siete scritto bene, se non vi siete scritto, tanto ci sono sempre i miei video, però almeno toccate con mano tutto quello che siete riusciti a fare e vi darà senz'altro soddisfazione. Dai, ci vediamo tra un po'. Ecco il lavoro così. Questo punto, lo vedete? Anche questo è un punto che è utilissimo per fare le sciarpe, perché anche questo non arrotola. Davanti, dietro, è identico. Vi avevo detto che è un punto che è facile sbagliarlo, allora vi ho fatto un errore per farvi vedere come sta male. Vedete qui, in questo punto, qui, vedete che è tutta una serie di punti diritti, cioè di maglia rasata, mentre invece a fianco a questa costina dovrebbe sempre esserci una sorta di punto riso. Questo è un errore che si fa molto spesso, magari si è distratti, due punti diritti, due punti rovesci, due punti diritti, due punti rovesci, e si sbaglia qualche cosa. Qui ad esempio io per sbagliare ho fatto tre punti diritti, ho fatto due punti diritti, un punto rovescio e poi tre diritti. Sono cose che succedono. Vedete, qui è tutto diritto, si vede, sta male rispetto agli altri, e qui sul dietro naturalmente, vedete, risulta tutto rovescio anziché, ripeto, un punto riso come questo. Ok, questo è il secondo pezzo. Quasi quasi, già che ci siamo, vi farei vedere, visto che si fa anche quello con i punti dispari, vi farei vedere il punto coste, cioè la costa 1-1. La costa 1-1 vuol dire che si fa un punto diritto e un punto rovescio. Allora, il primo sempre senza farlo. Allora, vedete, un punto diritto e un punto rovescio. Come punto riso, uguale, un punto diritto e un punto rovescio. Tutto il ferro così. La differenza tra il punto diritto e il punto riso è che il punto riso, vi ho detto, numero di punti dispari, iniziate sempre
con il punto diritto. Invece qui bisogna iniziare col punto così come si presenterà quando inizieremo il secondo ferro. Diritto, rovescio e finiamo col diritto. Dall'altra parte giriamo e vediamo che il primo punto, lo vedete, è rovescio. Quindi noi dobbiamo farlo così come si presenta. Il primo è rovescio, il secondo è diritto, il terzo è rovescio, il quarto è diritto. Dobbiamo farle così. Quindi questo sarà rovescio senza lavorarlo, diritto, rovescio, diritto. Così come si presenta. Finiamo col rovescio, giriamo il nostro lavoro e vediamo che il primo punto è diritto, il secondo è rovescio, il terzo è diritto e quindi iniziamo tranquillamente col diritto senza lavorarlo. Rovescio. Andate avanti così per qualche riga. E poi vediamo come rimane. Ed ecco fatto il vostro punto coste 1-1. 1-1 vuol dire uno diritto, uno rovescio. Anche questo, vedete, si lavora su un numero di maglie dispari, perché così lo iniziate e lo finite allo stesso modo. E quando andate poi, andrete a fare delle maglie, questo sarà il vostro bordo, e andrete a cucire, cucirete esattamente sul primo punto, o meglio sul secondo punto, e il vostro lavoro vi rimarrà perfetto. Se aveste fatto un numero di maglie pari, il secondo punto all'inizio sarebbe stato rovescio e alla fine sarebbe stato diritto. E quando poi vi insegnerò a cucire e a rimagliare i punti, vedrete che è molto meglio che il lavoro sia perfetto, sia così. Se vi abituate a essere perfette dall'inizio, è molto meglio. Guardate com'è già carino. Allora, punto legaccio, punto rasato, maglia rasata, punto riso, punto, si chiama finta costa inglese, e questo è il punto coste 1-1. Prossimo video incominceremo a lavorare sulle maglie pari, vi insegnerò qualche, ora vedo se trovo ancora qualche punto sulle maglie dispari, andiamo avanti con le maglie dispari, altrimenti cominciamo con le maglie pari. Se voi avete già fatto questi che sono un po' i punti di base, poi potete andare avanti a fare qualsiasi cosa. Ora facciamo così, andiamo avanti ancora con qualche punto, poi vi insegno il tubolare, iniziare un lavoro a maglia tubolare, poi vi insegnerò a cucire, a rimagliare dalle parti, vabbè, vediamo, adagio adagio vediamo. Adesso, se siete riusciti a farlo, potete già essere soddisfatte così, vuol dire che siete brave. Mi raccomando, attenti all'errore, a non farlo. Vedete? Si vede bene? Guardate come si vede bene e come sta male. Vi saluto.